pensavo fosse difficile girare il primo video su YouTube, ma a quanto pare è più difficile girare il secondo che non il primo. Comunque, non è Capodanno, anche se può sembrare sempre il 18 di agosto. E oggi mi sono agghindata così per due ragioni. Una perché sto aspettando una mia amica con il quale, se Dio vuole, riusciamo ad organizzare un po' qualcosa di carino, che probabilmente vedrete su YouTube. E due, perché vi volevo parlare di una cosa. Sei mesi fa, mentre gironzolavo su internet come faccio di solito quando non ho niente da fare, ho scoperto il blog di una ragazza che si chiama Barbara Bertini, che realizza t-shirt in stile orientale. Allora, io non sono un amante delle t-shirt perché non mi sono mai piaciute. Le ho utilizzate quando ero più piccola, quando ero più ragazzina, ma fondamentalmente mi davano un po' l'idea dell'effetto palestra. In realtà, crescendo, le ho un po' rivalutate, proprio perché secondo me una t-shirt, soprattutto bianca, se carina, se particolare, la si può abbinare sia con un jeans e una scarpa da ginnastica che con un tacco. E niente, quindi ho comprato queste due magliette che ovviamente non potevo non acquistare, visto che, come dire, hanno un filo un po' conduttore su quello che è poi il nome del canale. Allora, la ragazza, io ve l'ho già detto, si chiama Barbara Bertini. Insieme alle magliette mi è arrivato il catalogo della collezione 2012-2013, che però appunto trovate anche sulla sua pagina internet, che è barbarabertini.wordpress.com. Io qui vi lascio, non so se si vedrà, ma poi comunque ve lo scrivo sul blog, perché vi faccio poi un piccolo post anche sul blog, che realizza appunto queste magliette in stile giapponese. La presentazione della sua brochure infatti dice: dalla forte attrazione per la cultura e la bellezza del Giappone nasce la mia passione per la pittura delle geishe. Adesso, vuoi non comprare una maglietta? La mia pittura si basa su forme molto semplici, dai colori forti che esaltano e catturano il volto femminile. Nasce così la mia ispirazione per i disegni, per l'abbigliamento femminile, dedicato a una donna poetica, ironica, decisa e gentile. Ora, sul poetica, ironica e gentile ci sta, no, e decisa ci sta, gentile forse un po' meno, nel senso che io poi, chi mi conosce sa che sono un po' camionista inside, anche se non sembra, ma sì, sono un po' maschio dentro. E soprattutto non ho non sono una che si spreca in complimenti, quindi ecco, gentile non è esattamente la parola giusta. E comunque, tornando a noi, prima di fare un video come quello dell'altra volta, eterno, io adesso ve le faccio vedere velocemente qua dalla brochure, ma su internet le trovate. Vi faccio vedere degli esempi e poi appunto una la indosso e l'altra ce l'ho qui sul letto accanto a me. Sono t-shirt molto particolari, che difficilmente insomma si trovano sul mercato, realizzati in un tessuto direi ottimo, perché il cotone è assolutamente un cotone di ottima qualità. Le taglie purtroppo sono uniche, nel senso che è abbastanza una taglia M, diciamo, vestono abbastanza bene una 44-46, così abbiamo svelato anche che taglia porto. Purtroppo, ecco, non credo che ci sia la possibilità di averle per chi ha una taglia un pochettino più abbondante, ma vi ripeto, vestono molto bene. Questa è una visione abbastanza di insieme. Sparisco e torno. E niente, appunto, vi faccio vedere quella che indosso, che è questa qua, che io trovo veramente molto carina.
E niente, mi ci sono truccato uguale perché così avevo voglia di truccarmi come la maglietta. Vabbè, ovviamente la cotonatura dei capelli qua della geisha dipende anche da che taglia di seno avete, perché più seno avete più i capelli saranno voluminosi, ma vabbè, quello dite chi se ne frega e chi se ne frega. E l'altra maglietta invece è questa. Io ho sull'attaccapanni perché ce l'avevo appesa nel guardaroba. E allora su questa lo potete vedere, c'è scritto la piccola geisha, e questa invece è colorata. Dietro tutte le t-shirt hanno il logo stampato. Il cotone appunto è un ottimo cotone, ve l'ho detto, di quelli che quando lo lavate non avete la cucitura destra che va a sinistra e viceversa. Non si rovinano, non si allargano, non si deformano. Io le ho comprate queste, quindi non è una pubblicità a scopo così, con un doppio fine. Mi sono piaciute, le ho comprate. Vi ripeto, le ho comprate 6 mesi fa, quando ancora, no, forse avevo già dato sfogo al video in stazione, ma nessuno pensava che saremmo arrivati qui, quindi ecco, ve ne parlo perché secondo me è giusto che si dia attenzione e si valorizzino i canali o comunque le attività di coloro che sono in grado di fare qualcosa di concreto da un punto di vista materiale e creativo. Sul sito, tra l'altro, anche una pagina Facebook, ma scrivendo, io adesso ho la connessione internet che ovviamente non va, ma volevo aprire la pagina sul tablet, ma non ci sono riuscita. Se scrivete Barbara Bertini su Google, vi viene fuori sia la pagina del sito, sia la pagina Facebook. Ci sono, non so se l'ho già detto, ma ci sono anche magliette a manica lunga. Per qualsiasi tipo di informazione, per i costi di spedizione e tutto il resto, eventualmente parlate con lei. Andate anche solo a curiosare, nel senso che sono comunque delle piccole opere, per cui anche solo il fatto di andare a dare un'occhiata e magari lasciarle un commento potrebbe sicuramente farle piacere. Io ripeto, non vengo pagata per queste recensioni, e soprattutto, ripeto, le magliette le ho comprate, me le sono tra l'altro anche dovute andare a recuperare alla posta, perché il postino, come al solito, ha fatto finta di avermele recapitate, quindi sono anche dovuta andarmele a cercare fondamentalmente. E niente, direi che per oggi è abbastanza, anche perché, come al solito, ho un problema con i capelli, quindi se riusciamo a risolverlo prima di metterci le mani sarebbe meglio. Buona domenica. Ciao!